siamo i debitori dei soldi e questo debito lo paghiamo col fisco e con gli interessi. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Se questo non avviene, noi facciamo il funerale della giustizia, perché tutti i procedimenti di protesti cambiari, di fallimenti, di ingiunzioni di pagamento non sono sorrette dalla certezza del diritto, perché se non mi dite di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, non potete dire chi è il creditore e chi è il debitore nella fase della circolazione. Ecco perché la morte della giustizia noi adesso la faremo in tutti i tribunali, invitando tutti i cittadini a prendere un cero, questi ceri che abbiamo acceso qui per terra, un cero che si porta al cimitero e mettere veglia funebre per la morte della giustizia. Noi abbiamo proclamato lo sciopero dei debitori e questo sciopero dei debitori lo vogliamo manifestare con questo segnale, la veglia funebre fatta in tutti i tribunali con i ceri accesi, i ceri mortuari e con i rovi, non i fiori, i rovi e il segno del drappo nero per lutto. E tutto questo parte oggi dalla sala consigliare del Comune di Guardia Grele? Sì, parte da Guardia Grele, perché Guardia Grele è un paese particolare. Ai guardiesi non bisogna mai chiedere nulla di ragionevole, perché non lo fanno. Però è gente che ha la scintilla della intelligenza, della genialità e del coraggio e della onestà montanara. I montanari sono abituati a guardare lontano. Ecco perché io sono orgoglioso di essere un montanaro abruzzese. Guardia Grele è già salito alle ribalte negli ultimi anni della cronaca, non solo nazionale e internazionale. Oggi qui parte di un'altra iniziativa che potrebbe appunto avere ripercussioni a livello internazionale. Grazie, io voglio mettere in evidenza un fatto drammatico di Guardia Grele. Guardia Grele è il paese in Italia che ha la più alta percentuale di suicidi. Il suicidio da insolvenza è una malattia che tocca la gente orgogliosa, perché quando l'uomo si sente umiliato perché viene accusato di non tener fede alla parola data e di non rispettare le scadenze, allora il suicidio da insolvenza diventa una liberazione da un'angoscia e da una umiliazione non tollerabile. Non a caso il SIMEC è nato a Guardia Grele e questo atteggiamento è stato considerato dalla magistratura come un fatto negativo, mentre un fatto altamente positivo. Ecco perché oggi noi dentro i tribunali faremo la veglia funebre e invitiamo tutti i cittadini a comprare un cero che costa pochi centesimi, accenderlo e mettere il cartello veglia funebre per la morte della giustizia. Questo vuol dire che si ha l'adesione allo sciopero dei debitori proclamato dal sindacato antiusura, perché il sindacato antiusura pretende di sapere di chi è la proprietà della moneta e fin tanto che non ce lo dicono manca la certezza del diritto per stabilire chi è creditore e chi è debitore. Quindi abbiamo il diritto di pretendere la moratoria dei debiti. Se i magistrati non la consentono, fanno un atto di grave ingiustizia, perché le nostre richieste basano su fatti notori. Il notorio per avere rilevanza giuridica non ha bisogno, come giustamente abbiamo visto nel modulo, non ha bisogno né di prova né di accertamento giudiziario. Ecco perché questa volta i magistrati devono stare molto attenti, perché c'è un fermento di esasperazione che potrebbe essere l'inizio della controrivoluzione monetaria contro la grande usura. Grazie. Che te ne mai? Come no? Scusa, di non fare un po' la prova. Sto, io voglio dirti sempre non caro Raggi, ma te l'aspettavi sta pezzetto? Lei sempre caro amico, che piacere. Sentite, ma non piace.